bocciati, prodotti bocciati che non mi sono piaciuti, non mi piacciono e ovviamente non li consiglio, ma faccio una doverosa premessa. Se questi prodotti voi li amate, non ho niente in contrario, anzi sono contenta per voi, quindi prendetela proprio come una questione personale. Io i prodotti li ho comprati, qualcosa mi è stato regalato e visto che li compro, li utilizzo, mi sento molto più libera di dire la mia opinione. Comunque, anche se li avessi presi in collaborazioni o cose, sapete che io sono un libro aperto, se vede, si vede. A me non piace dire delle bugie perché comunque ci metto la faccia. Doverosa premessa. Allora, i primi che proprio mi rosicano un po' perché ne ho comprati tre pacchi, sono gli Star Skin Magic Hour Exfoliating Foot Mask Sock, maschera esfoliante per i piedi. Sono calzini, ne ho preso un pacco per me. Premetto, io non avevo il piede messo male, rovinato o cosa. Ne ho preso un pacco per mia mamma che aveva il piede molto messo male e ne ho preso uno per la mia amica che mi ha detto: senti, prendimene un paio anche per me. Allora, qui dentro c'è dell'acido lattico. Cosa dice? Dice che dopo si tiene su un'oretta. Sì, più o meno un'oretta l'ho tenuto su. Da un'ora, un'ora e mezza, 90 minuti. Però io un'oretta, mia madre mi ha detto sui 40 minuti. La mia amica si è fatta un'ora e pussa perché pensava di far chissà che, no? E dopodiché vi sciacquate il piede, entro i 7-10 giorni il vostro piede si dice, si narra, si racconta che dovrebbe esfoliare dalla pelle morta e dovrebbe rinascervi un piede da Cenerentola. Ovviamente in questi 7-10 giorni che dovrebbe avvenire la mutazione non dovete dare creme idratanti. Bene. Io non vi posso portare la testimonianza della mia amica e di mia madre perché non si mettono certo davanti al mio telefono a raccontare la loro, ma se mi credete vi dico io. Allora, io dopo 7 giorni il mio piede era un po' secco perché sono abituata a dare creme nei piedi, ma nessuna esfoliazione è avvenuta al mio piede, nessuna esfoliazione è venuta a mia mamma, nessuna esfoliazione è venuta alla mia amica. Dopo fate più di 10 giorni, 12-13 giorni, io ho cominciato a dare creme su creme ed è qui che io ho scoperto che questa crema piedi dico da lì, che pensavo non facesse niente su un piede secco. Non parliamo di rovinato perché comunque non avevo il piede rovinato io, però secco, molto secco sì, ha fatto i miracoli. Io ve la consiglio questa crema di Caudalie per i piedi, ma questo pensateci un po' su perché comunque costa 16 euro su Look Fantastic, poi c'è lo sconto, tutto quello che volete, però io per mia no. Via. Poi un altro bocciato è un prodotto costosissimo. Io già l'ho provato e riprovato perché mi danno le bustine, ma io mi domando: Bakel Lip Treatment, questo burro cacao lo date sulle labbra, dopo mezz'ora non c'è più, non c'è più niente, non dà idratazione, non dà niente. Costa un botto e mezzo, ma per piacere, ma no, non dico altro. Poi, qui ho una candela meravigliosa che mi è stata regalata da Deborah. Mi dispiace davvero tanto per lei,
Però vi devo raccontare la cosa. È di Candle Street, candele fatte a mano, candele, praticamente qua è una fragranza personalizzata. Potete scegliere che note mettere all'interno di questa candela, che è meravigliosa. Io ora non so lei bene che note ci abbia messo, me l'ha regalata, sa di rosa, è bellissima. Ha bruciacchiato per un bel po' di giorni. E dava quel leggero profumo di rosa, una rosa dolce e delicata, perché a me non piacciono profumazioni molto forti. Il problema è che a metà candela, come potete vedere, è rimasto il fondo dello stoppino senza lo stoppino. Ora ve lo faccio vedere. Eccolo qua, non c'è più niente. Non c'è più niente. Allora io ho detto no. Eh no. Ho mandato le foto via Instagram a Candle Street, che subito mi hanno detto: "Ah, oh, non si preoccupi, gliene mandiamo un'altra, no?" E ok, e dopo un po' ho detto: "Sì, me ne ha mandato un'altra, ma non sapevo se farla mandare direttamente a Deborah o a me, ma a Deborah non piacciono le candele, quindi ho detto: approfitto, me la faccio mandare a me, scusate." E non mi hanno più risposto su Instagram. Poi mi è arrivato dopo giorni e giorni e giorni la scritta: scrivici via email, mandaci le foto via email e ti faremo sapere. Sto aspettando, vi farò sapere. Per ora mi girano un po' le pelotas, però vi farò sapere. Questa è spettacolare. Allora, qui ho bisogno di voi. Ho bisogno di voi perché io ho questi due prodotti della She Must Try che prendo su Look Fantastic, che adoro tutti i prodotti di questa casa. Curl and Shine Conditioner e lo shampoo. Questo qua è per capelli ricci, coconut e hibiscus. Io li ho già presi in passato. E non avevo mai notato quello che me li fa bocciare. Cioè, o sono andati a male questi due pezzi qua, perché io vedete che li uso lo stesso, ma perché mi dispiace buttare via la roba, ma non è neanche che hanno un odore veramente strano questi prodotti e non lo avevano, non l'hanno mai avuto. Lava bene il capello, idrata bene il capello, il balsamo. Il problema è l'odore. L'odore ha quell'odore che mi ricordo il prodotto che ho già usato, però allo stesso tempo c'è qualcosa dentro che sembra che sia andato a male. Io non capisco. Non capisco se è stato comunque cambiato, c'è stato magari. È stata cambiata la formulazione ed è stata resa con un odore un pochino più sgradevole, ma non capisco. Così il balsamo e così lo shampoo. Lo shampoo meno, perché è meno, si sente molto di più l'ibisco nello shampoo, però nel fondo c'è quell'odore di andato a male. Non lo so. Non lo so, i capelli non sono caduti, districano e puliscono allo stesso modo di prima, però questo odore non è piacevole. Se magari li avete acquistati e anche voi avete notato che c'è un odore un po' strano all'interno, per piacere fatemelo sapere. Se invece pensate che li devo buttare, anche ditemelo. Qua sono io che continuo a sbagliare perché questa è la seconda volta che io acquisto questo prodotto. La prima volta non l'avevo neanche finito, probabilmente, e l'ho ricomprato. L'ho ricomprato perché sono ciompa ed è il Grafic Gel Ultra Fix Fissaggio Cemento. È bello l'effetto, è bello l'effetto che fa sul capello. Poco prodotto. Ma è l'odore, io non ce la faccio. L'odore è una cosa disgustosa.
Sono a più di metà all'odore fruttato, ma schifosamente andato a male, anche questo. Oh raga, non sono incinta che sento gli odori modificati, no, no, no. Anche questo io non so perché l'ho ricomprato, ma questa volta lo finisco perché l'ho ricomprato, ma l'odore è terrificante. Boccio. Non ci sono ancora 40 gradi fuori e considerato che questo burro cacao di Caudalie lo metto in borsa, poi lo lascio sul lavoro, che abbiamo anche l'aria condizionata, non c'è caldo, come fa già a squagliarsi? Cioè, mi si è squagliato. A me piacciono i burro cacao perché me li porto dietro, me lo do come si dà un burro cacao, ma in questo modo qua sono obbligata a darmelo col dito perché è tutto sciolto. È buonissimo, cioè io lo straconsiglio, però il mio si è squagliato, ma si è squagliato quasi subito quando l'ho utilizzato. Per me non va bene un burro cacao che mi devo portare dietro, poi devo usare le mani sporche magari per distribuirlo. Cioè, ma no. Con i bocciati abbiamo finito. Ne ho due lì da parte che non so se. Vabbè, questo ve lo faccio vedere. Questa è la matita labbra di MAC. La Spice. Allora, questa matita su di me è orrenda, atroce. È una matita marroncina che dà sul rosso arancio. È una roba allucinante, allucinante. Viene veramente adorata da tutto YouTube. Io non capisco. Forse bisogna avere una carnagione diversa dalla mia. Se avete la pelle chiara, vi darà sull'arancio questa matita labbra. Io vi mando un grosso bacio e spero di esservi stata utile in questo video. Una buona vita a tutti.